Il film, il documentario si intitola Una nobile rivoluzione, il regista è Simone Cangelosi, sono io. È un film sulla vita di Marcella Di Folco, che è una leader, è stata una leader, è morta nel 2010, morta recentemente, è stata una leader del movimento per i diritti civili di omosessuali, lesbiche e trans in Italia, una leader importantissima, una delle i maggiori leader degli ultimi decenni, molto amata, molto riconosciuta, che viveva a Bologna. Io l'ho frequentata negli ultimi 10 anni della sua vita e all'indomani della sua morte, proprio perché ne ero diventato anche in qualche maniera un amico, uno ha avuto molti amici, insomma, ho avuto la fortuna di legarmi a lei e quindi diciamo, l'idea è stata, quando lei è morta, quella di fare un film che non è un vero e proprio film biografico, è un documentario ma che racconta la sua vita, ma che non vuole raccontare la sua vita solo in termini, diciamo, oggettivi, ma in termini soggettivi. Cioè, nel film si racconta la sua vita filtrandola, diciamo, anche attraverso il rapporto che ho avuto con lei. Quindi è un film. Io per lunghi anni avevo ripreso Marcella. E quindi sono partito dai materiali che avevo su di lei, quindi dei materiali per certi versi amatoriali, e quindi il film l'ho composto attraverso una, diciamo, una ricomposizione di materiali amatoriali insieme, dove c'era lei, quindi utilizzando i miei, andandone a cercare altri, facendo un lavoro di ricerca d'archivio complesso, soprattutto sui materiali amatoriali e poi anche in materiali ufficiali. Quindi sono partito da questo corpo di materiali amatoriali per poi costruire un racconto e siccome nei materiali amatoriali spesso c'ero io e quindi in qualche maniera registravano anche un po' il nostro rapporto, l'idea è stata quella, nello sviluppare l'idea, è stata quella di comunque raccontare la sua vita attraverso la sua voce e raccontare questo mio viaggio che parte oggi, all'indomani della sua morte, alla ricerca di Marcella, un viaggio che cerca di ricomporne il volto tra le due città che sono state le sue due città, cioè Roma, la sua città d'origine, e Bologna, che è la sua città di adozione, quella in cui io poi l'ho conosciuta e dove lei in qualche modo ha poi costruito la sua carriera politica. Questo per dirlo brevemente. Ok, allora, io ho iniziato il lavoro su questo film veramente qualche mese dopo della morte di Marcella. Quindi Marcella è morta nel settembre del 2010, io inizio 2011 ho cominciato a ragionare intorno a questo, diciamo, a parlarne con i familiari, a muovermi e quindi poi abbiamo girato, quindi tra il settembre 2012 e la primavera del 2013. E poi ci sono materiali che invece ho trovato nel lavoro, diciamo, nel lavoro di ricerca, nella ricostruzione del materiale, nella ricostruzione del personaggio, diciamo così, e che appartengono anche a epoche, a periodi, diciamo, precedenti, che sono materiali che io ho trovato tra le persone più vicine a Marcella, che poi io conoscevo molto bene, perché nelle mie intenzioni sin dall'inizio c'era la volontà di, e questo è il tentativo del film, di parlare di Marcella facendola essere in prima persona dentro il film, non fare delle interviste alle persone che oggi sono vive, come dire, che la ricordano, ma cercare di ricostruire Marcella attraverso non solo brani in cui c'è lei, ma anche attraverso le sue parole. Quindi fare in modo, come dire, che i personaggi di oggi, le persone incontrate da me oggi e lo ieri, fossero accanto, l'uno all'altro, quasi a confondersi. A confondersi nel tempo, a mischiarsi. Questa è l'intenzione del film. Ci sono due case di produzione principali, cioè quelle che hanno poi lavorato al film, quindi Kinè e Piero La Rosa,
poi la Fondazione Cineteca di Bologna e l'Emilia Romagna Film Commission, che hanno prodotto il film. Poi in associazione abbiamo la famiglia, cioè Liliana Di Folco e Roberto Grammaccioni, e sempre in associazione Fausto Tomei e Muriel Molise, che hanno, diciamo, contribuito complessivamente. Questo è il, e poi in collaborazione con me, questo è il gruppo, diciamo. Non è un'autoproduzione, un film del genere non ce l'avremmo fatta, insomma, ha la necessità è un film che dura 85 minuti, quindi tu capisci che con un lavoro complessissimo di, e quindi questo è un po' il gruppo, ecco. Per la distribuzione estera il film ha l'agenzia The Open Reel di Cosimo Santoro, che è di Torino, che fa la distribuzione estera.